Cristo, e così sia. E oggi, cari fratelli, 11 ottobre, una bellissima festa, la festa della maternità di Maria. Tutti i titoli, possiamo dire, e le grandezze della Madonna sono una conseguenza di questo privilegio unico e esclusivo che Maria ha avuto della maternità divina. Maria è piena di grazia perché è la madre di Dio. Maria è la corredentrice del genere umano perché è la madre di Dio. Maria è assunta in cielo in corpo ed anima perché è la madre di Dio. Maria è la mediatrice universale di tutte le grazie perché è la madre di Dio. Il Concilio di Efeso nel 431 definì Maria appunto la Madonna, la Theotokos in greco, contro l'eresia nestoriana. Papa Pio XI nel 1931, a ricordare l'anniversario di questo lieto evento, istituì e volle a monumento liturgico nella Chiesa questa festa all'11 di ottobre della maternità divina, che dal punto di vista teologico è molto importante e molto bella. San Tommaso d'Aquino, sempre discreto e sobrio nei suoi giudizi e affermazioni, dice che la dignità di Maria è in un certo modo infinita. E il cardinal Gaetano, commentando San Tommaso, dice: Maria, in virtù della sua maternità, raggiunge i confini della divinità. Tra tutte le creature, Maria è quella che possiede una maggiore affinità con Dio, evidentemente essendo la madre di Dio. Maria fa parte per la maternità divina dell'unione ipostatica. L'unione ipostatica è l'unione che avviene nella persona di Cristo, della natura umana con quella divina. E quindi Maria partecipa strettamente a questo ordine ipostatico. E quindi nell'economia della provvidenza voluta nell'incarnazione del Verbo e la redenzione del genere umano, ecco che Maria ha un posto preponderante, predominante. L'ordine ipostatico, vedete, supera immensamente l'ordine della grazia, quello che noi viviamo in quanto figli adottivi di Dio, quello della gloria che hanno i beati e gli angeli in cielo, e quello di ogni natura, diciamo, umana, naturale e angelica, creata o creabile da parte di Dio. E quindi la maternità divina trascende, è superiore alla filiazione adottiva per la grazia che abbiamo noi uomini. E questa parentela spirituale e mistica che Dio ha con noi in quanto figli adottivi, beh, Maria è infinitamente superiore. La maternità divina stabilisce una parentela di natura e una relazione di consanguinità con Gesù Cristo nella Madonna, e si può dire, come dicono alcuni autori, è un'affinità pensante con la Santissima Trinità. E la maternità divina è più grande ancora della gloria e della grazia di tutti gli eletti e della stessa pienezza di grazia di Maria. Nel privilegio della maternità divina si fonda poi anche il principio della cooperazione, in virtù del quale Gesù Cristo ha associato Maria intimamente alla sua missione redentrice e santificatrice del genere umano. Quindi vedete quanto Maria è importante dottrinalmente nell'ordine divino e quanto allora ella diventa importante nell'opera della nostra santificazione. Il fine della creazione è la gloria di Dio, e quanto a noi questa santificazione, questa gloria di Dio la troviamo salvando le nostre anime. Salvare l'anima vuol dire santificarsi, avvicinarci a Dio. E noi ci avviciniamo a Dio nella misura in cui ci conformiamo a Cristo. Si dice il cristiano alter Christus, è un altro Cristo, e quindi noi dobbiamo riprodurre in noi le virtù, le qualità di Cristo nostro Signore. E chi può aiutarci più di Maria, nostra madre, a diventare come Cristo, la maternità spirituale di Maria verso di noi? Ella è la madre di Dio, la madre per natura,
Noi siamo figli di Maria per adozione. Sul Calvario Gesù ha detto: figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. Nel Vangelo di San Luca di oggi abbiamo visto come Maria si rivolge a Gesù smarrito nel Tempio dicendogli: figlio mio, perché hai fatto questo? E soltanto lei poteva fare quello. Quindi vedete l'importanza di Maria nell'economia della salvezza di ciascuno di noi. Colei che ha formato il corpo del primo giusto, che è Cristo, può e deve formare gli altri figli e fratelli che siamo noi nell'imitare appunto Gesù Cristo e Maria. Per santificarci occorre praticare la virtù. Per praticare la virtù dobbiamo e abbiamo bisogno della grazia di Dio. Per trovare la grazia di Dio, vedete, occorre trovare Maria. Solo Maria ha trovato grazia presso Dio per sé, è la piena di grazia, e per gli altri uomini. Quando Gesù dice ai nostri di carne, fate tutto quello che vi dirà, indirizza agli uomini questo ammonimento di seguire Maria. Nessun patriarca, nessun profeta, nessun santo della storia della Chiesa ha mai avuto la pienezza di grazia che ha avuto Maria. Lei che ha dato l'essere e la vita all'autore della grazia è la Mater Grazia, dice San Luigi Maria di Mondo Montfort. Lei che dando a lei il suo figlio divino le diede tutte le grazie. Ella è ancora stata scelta da Dio per essere la tesoriera, la dispensatrice di tutte le grazie, e lei che distribuisce queste grazie a chi vuole, come vuole, quando vuole e nella misura in cui vuole. Nell'ordine naturale, vedete, un bambino deve avere un padre e una madre, così nell'ordine soprannaturale, dice sempre il Montfort, cioè nell'ordine della grazia, dobbiamo avere Dio per padre e Maria per madre. E quindi come Maria ha formato il corpo del primo predestinato, così a lei spetta di formare il compito di formare le membra di questo capo. Ha formato il capo del primo predestinato che è Cristo, così deve prepararne anche le membra che siamo noi cristiani. E vedete, dice ancora Montfort, le madri non formano teste senza membra, né membra senza testa. E quindi chi vuole essere membro di Cristo, pieno di grazia e verità, deve lasciarsi formare da Maria, che possiede la pienezza della grazia e la comunica alle membra e ai santi, a coloro appunto che vogliono diventare tali, quindi che vogliono seguire Gesù e essere conformati a Cristo. E quindi questa, vedete, è una verità molto bella, molto confortante. Quindi come Maria, madre di Dio, è per natura, così noi siamo figli adottivi di Maria e quindi ella è nostra madre anche. Cerchiamo appunto di mettere in pratica questa verità e di avere una devozione vera, sincera, tenera, devota verso Maria, nostra madre. Chi non ha Maria per madre non ha Dio per padre, diceva giustamente il Montfort. I francesi hanno questa bella espressione che dicono: il bon Dieu d'avoir une mère, que le bon Dieu a voulu en avoir une. È così bello avere una madre che il buon Dio ha voluto averne una. Quindi chiediamo a Maria, dal profondo del nostro cuore, di mostrarci di essere nostra madre e quindi di condurci nella via della vita e della santità, a riprodurre in noi le qualità, le virtù del suo figliolo, nostro Signore Gesù Cristo. Detto questo, vorrei fare un piccolo commento all'enciclica che Bergoglio ha pubblicato domenica scorsa, Fratelli Tutti. Premetto che non l'ho letta interamente, l'ho letta di traverso, e vorrei solo fare qualche considerazione per dirvi cosa ne dobbiamo pensare. Si vuole un'enciclica sociale da parte di Bergoglio, ma in realtà è soprattutto un manifesto ideologico bergogliano più che un qualcosa di dottrinale. Già dall'incipit vi è la dedica al grande imam Ahmad al-Tayeb, non so se lo pronuncio in maniera corretta,
che è quello che lui aveva incontrato nel 2019 ad Abu Dhabi e col quale aveva cofirmato quel documento allucinante sulla fratellanza umana, che sembra proprio un documento massonico. Già qui vedete completamente il cambio di prospettiva. Non è la prima volta, ormai sono 50 anni che siamo abituati a questo, ma una volta il Papa, quando scriveva un'enciclica, si rivolgeva ai vescovi, qui l'ispirazione gli è data da un pagano, da un musulmano, e come già ricorda lui, per la Laudato Si, l'ispirazione gli è stata questa volta, quell'altra volta gli è stata data da un scismatico, cioè da un patriarca ortodosso. Poi, altro punto, la falsificazione macroscopica che viene fatta è della figura di San Francesco. Noi ricordiamo che San Francesco andò in Egitto per predicare agli imam, ma per convertirli alla fede. San Francesco diceva, abbiamo ricordato un po' domenica scorsa, poiché era la sua festa, quando il poverello si indirizzò al sultano, gli disse: se mi vuoi promettere a nome tuo, a nome del tuo popolo, che passerete dalla regione di Cristo qualora io esca illeso dal fuoco, entrerò nel fuoco da solo, se verrò bruciato ciò venga imputato ai miei peccati, se invece la potenza di divina mi farà uscire sano e salvo, riconoscerete Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, come il vero Dio e Signore, salvatore di tutti. Questo era lo spirito di San Francesco, e non era uno spirito di fratellanza umana universale. E qui appunto abbiamo, come dire, l'idea fondamentale dell'enciclica, è la fratellanza universale. Vedremo che tipo è di fratellanza si intende. Innanzitutto si trova il migrazionismo, il filantropismo, il terzo mondismo, un vago deismo quasi un po' massonico. Si dice che il diritto a migrare e alla cittadinanza è qualcosa che devono avere tutti, e anche si parla del mondialismo, in un certo qual modo gli stati devono dare vita a una legislazione, governance globale per le migrazioni. E questa idea tipica di modernisti e di modernisti di una certa corrente, che il terzo mondo sono tutti buoni, gli europei e l'Occidente, capitalisti e ricchi tutti cattivi, ma non è forse così, bisognerebbe un pochettino forse sfumare queste cose, non è propriamente così. Vi è poi una dimensione assolutamente orizzontale, niente di soprannaturale, la fede vi è completamente strana. La fede è quella che veramente accomuna tutti i popoli e tutti gli uomini di origine e di provenienza diversa, la fede in Cristo. Allora lì sì c'è la fratellanza nella fede di tutti quelli che credono in Cristo. La parola soprannaturale, se fate la ricerca nell'enciclica, non la trovate, quindi la soli soprannaturale non fa parte dell'idea, e quindi non si parla nemmeno della necessità della Chiesa, dell'appartenenza ad essa per la salvezza delle nostre anime, qualcosa di completamente estraneo a questo discorso. Nel capitolo primo, Le ombre di un mondo chiuso, il documento si sofferma su tante storture dell'epoca contemporanea, deformazione dei concetti di democrazia, giustizia, libertà, eccetera, eccetera, l'allarme contro i muri, coloro che la cultura dei muri che favorisce il proliferare delle mafie alimenta la paura e la solitudine, questi appunto sono dei leitmotiv bergogliani. Non bisogna dimenticare la Shoah, il numero 247, non si poteva evidentemente passare oltre senza ricordare quello. Poi viene ripetuto, come aveva già fatto in precedenza, che la pena di morte è inammissibile, e questo è contrario alla liberazione. E poi vi è un capitolo proprio che si intitola così, 103, capitolo 103, libertà, uguaglianza e fraternità. Non so se queste parole vi dicono qualcosa, chiaramente il riferimento è all'illuminismo, nella versione rivoluzionaria che usava questa triade, libertà, uguaglianza e fratellanza, come il fulcro di quel pensiero laico storicamente opposto alla Chiesa. E quando usa queste parole
E Bergoglio non ricorda, non fa nessuna distinzione, cioè le acquisisce e le prende come se fossero qualcosa di buono. Invece storicamente, insomma, la Rivoluzione francese, dove hanno tagliato la testa a migliaia di cristiani, di cattolici, di preti, di vescovi, andava avanti con liberté, fraternité, égalité. Per lui la legge suprema è l'amore fraterno. Per San Francesco, come dicevo, falsificata il suo pensiero, la legge suprema era l'amore di Dio, cioè San Francesco amava il prossimo, ma per amor di Dio e per portarlo a Dio. Una fratellanza separata da Dio, appunto la fraternità rivoluzionaria dello spirito comunardo, l'ideologia umanitaria, laica e rivoluzionaria. E quindi si può proprio dire questo principio è quello della Rivoluzione francese, che dopo la liberté e l'égalité c'è appunto la fraternité. Quindi veramente non è la fraternità cristiana di cui si parla. Vi è poi anche un attacco alla proprietà privata. Quindi la funzione viene ricordata, citando anche San Giovanni Crisostomo, la funzione sociale della proprietà, ma quasi a ricordare come se la proprietà fosse un furto, via chi ha la proprietà e chi usa la proprietà in maniera disordinata ruba ai poveri. Ecco, questo in breve, cioè saranno tante cose da dire, poi magari avremo modo di fare un commento magari più approfondito in futuro, ma insomma è veramente veramente desolante, e quindi è un manifesto, possiamo dire, ideologico. Appunto dice Marcello Veneziani sulla verità, commentando, dice: fratelli tutti, è il manifesto ideologico del bergoglismo, non c'è più teologia ma ideologia, seppur impregnata di moralismo. Sì, perché effettivamente ha sempre la morale a tutti. Ci sono i suoi temi, i suoi teoremi che riguardano la cittadinanza universale, il popolo dei migranti e il dovere di accogliere. Il mondo senza muri e senza confini, l'ambiente è da salvare. Oltre anche poi la citazione in maniera acritica del tutto anche della questione del Covid. Poi dice ancora Veneziani, dice: il concetto cattolico di libertà della religione, come la religione cattolica dovrebbe avere la libertà in ogni ordine costituito, viene sostituito dal concetto di libertà religiosa teorizzato dal Vaticano II, giungendo a barattare il diritto divino della Chiesa alla libertà di culto, di predicazione e di governo, con il riconoscere il diritto all'errore di propagarsi non solo in genere, ma addirittura nelle nazioni cristiane. Anche qui possiamo dire niente di nuovo sotto il sole, qualcosa che il Concilio Vaticano II, ahimè, ha già insegnato. I diritti della verità non possono essere garantiti concedendo diritti all'errore. La Chiesa ha il diritto nativo alla libertà, mentre non ce l'ha l'errore e le false religioni. Ecco, questo appunto è quello che si può dire, veramente è molto triste. E poi, concludendo con una battuta, appunto, Veneziani dice: con la scusa del contagio nella chiesa di Bergoglio si scambieranno il segno di pace con il pugno chiuso. Ecco, diciamo che, cosa dire? Niente, siamo sempre un'ulteriore prova di quello che pensiamo, abbiamo detto tante volte, purtroppo, ahimè, queste persone mostrano di non avere l'intenzione di assicurare il bene della Chiesa, di non avere l'autorità nella Chiesa, usque quo domine, cosa dovremo ancora vedere. Vi ripeto, un commento abbastanza così, qualche idea, poi magari ci ritorneremo sopra in altre occasioni. Sia lodato Gesù Cristo, nel nome del